Ben ritrovati, cari amici di Lifestyle Made in Italy. Lifestyle Made in Italy. Ok? Questo è. E Natale, si avvicina a Natale. Quanto manca a Natale? No, no, non lo so. Lo andrò a vedere, lo cercheremo. Quanto manca? Lo vogliamo cercare assieme? Aspetta, facciamo così. Cerchiamo assieme. E allora, vediamo, vediamo, vediamo. Quanto manca a Natale? Avanti. Allora, manca Natale, conta rovescia, mancano al 25 dicembre, ad oggi, cioè, ad oggi, cioè, mancherebbero 100 giorni. Se lo state guardando domani, 99. Se lo state guardando dopo domani, ne mancano 98. Ma allora, ogni volta che lo vedete, se lo state guardando il 24 dicembre, manca un giorno, ok? È semplice. Comunque, noi a settembre siamo andati a vedere il Natale. A settembre, cioè il Natale a settembre, la Disney ha organizzato il Natale a settembre. Perché? Perché sì, per presentare tutti quelli che possono essere i regali che potete andare a fare ai vostri figli, amici, parenti, genitori, anche adulti, perché c'è anche qualche cosa per gli adulti. Quindi siamo andati lì, siamo detto, ah, ci prendiamo un bel... No, non ci possiamo, non si poteva prendere niente regali, adesso dobbiamo aspettare, andate nei negozi Disney a prendere oppure li ordinate. Detto questo, regia, allora facciamo così, facciamo vedere... E il Natale a casa Cupiello. No, a Natale a casa Disney, prego. Allora, vedete, questo è l'ingresso della Disney. Ok, lì vi c'è tutta la parte. Ci sono anche dei bellissimi quadri. In realtà, questo è il famoso Klimt con Topolino e Minnie. C'erano un sacco di bambini vestiti da varie ed eventuali, nel senso che c'era, che ne so, quello vestito da Hulk, quello vestito da super da Capitan America, quello vestito dalla principessa, da Elsa. C'era quello che ti truccava, quindi tu potevi andare lì e farti truccare, se avevi proprio voglia di farti truccare, cioè era una cosa che era. Ecco, vediamo adesso questa bella signora che sta guardando i trucchi, perché c'erano i trucchi dei villains, cioè nel senso tutte le cattive del mondo Disney, ok? Che guarda i trucchi, in questo caso la strega Grimilde, ok? Poi da lì passiamo, vedete, c'era l'albero di Natale a settembre, giustamente, albero di Natale, con tutti i peluscioni. Quei peluscioni lì a terra, li vedi, quello lì a terra veste con, sembra, forma di cupcake? Esatto, sono profumati. Se voi andavate ad annusare così sapeva di vaniglia, l'altro sapeva di cioccolato ed era bello perché comunque il bambino, cioè, può annusarlo e quindi c'è anche questa esperienza olfattiva con il peluche. Veramente carino, bel regalo, si può fare. Quindi tutta la parte del Natale con l'albero, ovviamente con i candy, con tutte le pops lì pronti per essere eventualmente regalati e presi. Adesso guarda, c'è una signora che dice: ma mi dà fastidio Topolino lì, fammelo mettere dall'altro lato. E avanti, gli dava fastidio. Continuando, poi c'è la parte ancora dedicata anche ai puzzle. Quindi vedete, puzzle, c'è anche il bagnoschiuma, quindi c'è anche i regali, potete fare anche il bagnoschiuma della Disney al bambino che non fa piangere, tutto quello che sono vari regali che si possono acquistare. Bella la macchinina, quasi quasi me la compro anch'io. Si continua ovviamente con tutto l'altro mondo, sempre Disney, sempre per le bambine. Guarda, tutto femminuccia. Guardate adesso Frozen, come no, cioè, non può mancare Frozen, Elsa, tutto quello che... Oh, guarda, Frozen, bello, il libro che si apre con tutte le immagini tridimensionali di Frozen, la bicicletta, il monopattino. Dovremmo fare un monopattino per gli adulti di Frozen, sarebbe simpatico da vedere. Ecco, vedi la bambina, ah, io voglio Frozen, no, basta. Quindi non, la mamma gli ha detto di no, perché è solo in esposizione. Passiamo l'altro arco, continuiamo con il mondo delle bambine, quindi con le principesse.
Che belle le principesse! Wow! E, vabbè, bambine che magari siete a casa e state guardando le principesse, tutte vorrebbero vedere la principessa. Io volevo Big Jim, cioè noi siamo noi figli degli, vedete Natale a settembre, noi figli degli anni 80-90 amavamo Big Jim. Oh, Big Jim, a parte quando facevamo un po' limonare Ken e la Barbie, non so voi se l'avete mai fatto. Comunque poi iniziamo per gli adolescenti, avete visto in fondo c'era la sedia da gaming, questa era Disney Home, quindi tutto quello che è dedicato alla casa, quindi anche questo libro meraviglioso di ricette per Halloween, le ricette dei cattivi, appunto, ho detto la sedia da gaming. Vediamo sempre la bella signora che guarda il libro e ruba qualche ricetta, magari anche voi. Qui entriamo nel mondo dei sempre dei più grandicelli e dei maschi con la Pixar, con Lightyear, Buzz. Natale a settembre, sempre la scritta Natale a settembre, la signora che guarda il giornale. Ecco qua, Cars, mondo Cars, Pixar. Oh, Cars, a chi piace Cars alzi la mano. A noi ci piace Cars. Ecco, queste sono delle le buste che venivano date con degli omaggi buonissimi ai bambini. Che ne so, la merendina marchiata Disney, le patatine marchiate Disney, i mini Baby Bell marchiati Disney. Questo è tutto mondo Marvel. Quindi in questo caso, Spider-Man. Tutti gli eroi della Marvel. Quindi continuiamo la carrellata, la passeggiata ovviamente, con bambini che fotografano e spiegano, dicono: voglio, mamma, voglio comprare. No, non si compra, perché vediamo se no, non si compra. Però puoi andare a mangiare al bar, perché ci sono le cupcake, ecco, ti danno tutto quello che vuoi prendere, le calze. Vedi, potevo prendermi la calza, ma la calza è per la Befana, giusto, la Befana, la calza potevo prenderla. In questo caso, sono i cupcake, potevo prendere la calza della Kinder, non ci ho pensato, ma va bene. Comunque, proseguendo per questo percorso nel mondo Disney, attenzione perché ci spostiamo nella parte abbigliamento, ok? Sempre la signora che legge il giornale, la signora gli piace proprio il libro di ricette, alla signora piaceva proprio. Allora, vedete, questo è il mondo invece dell'abbigliamento. Lì potete notare magari un personaggio, c'era anche qualcuno di famoso, in quel caso era Melita Tognolo con il bambino. E in questo caso sono i pigiami per adulti e per adolescenti. Family Reunion del Re Leone. Sempre gli addetti che spiegano e cercano di far conoscere appunto a noi, e noi ve lo stiamo spiegando a voi, quindi è tutta una spiegazione la signora sempre che guarda. Poi da lì passiamo alla parte sempre abbigliamento, ma ancora più adulta, perché entriamo in un altro mondo incantato, che è quello dei Simpson. Esatto, 20th Century Fox con i Simpson, quindi la felpa, la maglia, tutto. Questa parte dei peluche dedicata a National Geographic sono tutti peluche fatti con materiali riciclati. Veramente carino. I giochi da tavola anche di National Geographic. Interessante, questa cosa è veramente interessante. Poi una linea di abbigliamento con le maglie. Mi sembra Mastrotta, cari amici. Sto facendo una bella televendita di maglie per Natale. Non vedo l'ora di comprarle. Star Wars, mondo Star Wars. Chi non ama Star Wars, alzi la mano. E io lo amo più o meno, non è che proprio mi fa impazzire, però lo amo. E la guardia di Star Wars, quella la vorrei avere in camera, quella sarebbe figo avere una guardia che ti protegge in camera di Star Wars. Tutti i vari giochi, puzzle ovviamente. Che fai? Non ti fai un bel anche là i villanos, i villains, quindi i cattivi, cattivi della Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, tutte le varie saghe. E qui andiamo nel mondo della gioielleria. Stroili ha fatto tutto quanto il mondo di gioielli marchiati Disney, e questo invece Garmin per andare a correre con l'orologio Garmin della Disney. Ecco, questa era la zona dove potevate fare delle foto. Non me la sono fatta fare, volevo vestirmi, non c'era il costume grande abbastanza per me. Bene, questo era il mondo Disney, è stato molto carino. Cioè,
sempre, dai, parliamoci chiaro, la Disney fa sempre un certo effetto, ok? Quindi, beh, buon Natale, anche se mancano 100 giorni, questo qua, fate così, questo video, riguardatelo il giorno prima di Natale, così vi faccio, oh, 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 buon Natale bambini, oh, 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 buon Natale amici di Lifestyle Made in Italy, oh, 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 oh. Ciao.